sinistra, la palla per Ranuzzi, questa volta decide di andare su Pergo, arriva la stoppata, lo scarico per Casella da tre punti, la tripla di Sanguinetti, la palla che arriva sotto a Pergo, ancora Sanguinetti libero per il tiro, Sanguinetti a bersaglio, la tripla di Giacomo Sanguinetti, 10-3, ancora Maggiotto, poi Tisato, c'è ancora la difesa zona, Carniato, giro e tiro di tabella per andare a due comodi punti. Pergo prova da tre punti, ancora la tripla di Riccardo Pergo, la di Jesolo, ci rimangono 9 secondi per andare alla conclusione, Sanguinetti è pronto ma la difesa perde completamente Roberto Prandin che va, Sanguinetti, tornata uomo la difesa di Jesolo, la penetrazione di Prandin che va a depositare, 17-9 Cagnin, lo scarico per Carniato, va a tirare, a realizzare la difesa, si allarga su Prandin, ancora Sanguinetti, prova la conclusione Sanguinetti, questa volta va a bersaglio, la tripla di Giacomo Sanguinetti, la palla che arriva a Perego, il passaggio per Spistichini è letto dalla difesa, sulla sirena il tiro di Montino, non va, termina qui 21-11 per... ora è Prandin che però si fa rubare la palla per il contropiede di Tisato, va a depositare l'1-0, si fa attaccare da Tisato, sta per perdere ancora la palla, il pentagruppo, arriva Riccardo Perego, punti importanti, ora sta per arrivare il recupero che però non si conclude, arriva adesso la palla nelle mani di Capitano Ranuzzi, parte il contropiede, Casella spinge, va fino in fondo, lo scarico per Pergo, va a realizzare 5 secondi, costretto all'arresto e tiro stoico, era un buon tiro comunque ma sotto canestro c'è Andrea Cagnin a fare ottima guardia, arresto e tiro in transizione da 3 punti per Montino, ancora Stoikov, Pergo, il tiro dall'angolo è sbagliato, c'è il rimbalzo di Ranuzzi che prende il tempo e Stoikov già dall'altra parte, Prandin ad attaccare il canestro, va a realizzare uno splendido canestro, 8° punto per Prandin di Mattia Montino, recupera ancora una palla in difesa, questa volta Riccardo Pergo, lui stesso spinge la transizione, Ranuzzi già sotto il canestro, va a realizzare, comunque il giro sta partendo, il giro sta giocando bene, è a più 12, la tripla di Roberto Prandin di Jesolo, Gallina stava per intervenire Casella, ora prova Guerra da 3 punti, un'ottima precisione al tiro, Massimo Guerra recupera una palla a Cagnin, adesso non la riesce a tenere, va Prandin a recuperare questa palla dalle mani di Gallina e a trasformarla, ancora per Cescon, Cagnin sotto canestro, la stoppata di Rosignoli, c'è il contropiede già dall'altra parte Prandin e va a depositare la palla nel canestro, ancora il minuto, Prandin sotto canestro, liberato Rosignoli, va a sbagliare, se è andata a riprendere il rimbalzo, ancora Rosignoli dopo due errori va a prendersi finalmente il rimbalzo decisivo da trasformare in due punti, lo scarico ancora per Tisato, la conclusione da tre punti Tisato è sul ferro, rimbalzo di Diviac, prende velocità la stella del gira, è già Stoico dall'altra parte, Prandin va a realizzare il 17° punto, fantastico, complimenti a Stefan Stoico, ma è il mio giocatore preferito, altri due punti in contropiede, 1-0, quota 19 punti per Roberto Prandin, questa volta i punti sono tutti suoi, ancora Sanguinetti, Rosignoli che va a pescare Marco Diviac, a pescarlo in un modo magnifico, ora Lazzaro sotto canestro, va a realizzare un bel canestro nonostante la buona difesa di questa azione, bisogna andare a una conclusione rapidissima, però Stoikov ha tutto il tempo per tirare, mirare, il tiro però è venuto fuori corto, Tisato fa prendere velocità al pallone, va fino in fondo, va a depositare la palla nel canestro, il punticino Diviac, Sanguinetti prova da tre punti, a tripla di Giacomo Sanguinetti, palla persa e Sanguinetti ancora con la palla nelle mani, lo scarico per Rosignoli che va a depositare, bellissimo per lui, quota 6 punti personali, il tiro sta per essere trasformato in un tap-in da
Massimo Guerra, manova 53-28 per... Ribalta il pallone verso, verso Carniato, è da sotto il numero 7 Carniato, sì. Maggiotto ribalta per Guerra, dentro per Andrea Cagnin, fuori per Tisato che segna. Tisato dentro per Cagnin in post basso marcato da Davide Perego, fuori per Maggiotto, la tripla e segna la finta. Cagnin non ci casca. Casella la tripla e segna. Casella che sblocca questo Zano che era fermo dopo due minuti all'inizio del terzo quarto. Casella, brutto passaggio, la recupera Guerra e fa segnare in giro e layup. Guerra, contropiede, uno contro due. Allora Sanguinetti, vediamo sul cubo dei cambi, intanto Ranuzzi, Perego prova a penetrare, una palla sporca ed è sempre Riccardo Perego a segnare il suo 12° punto, sempre a zona, gira Cagnin, segna con assist di Tisato. Guerra, ancora Maggiotto, arresta e tiro e segna. Poggia il pallone a Guerra dall'angolo e segna, e c'è giustamente un time out per il pentagruppo Zano, perché per un time out ancora, però c'è Guerra che va a depositare la palla in contropiede solitario, su di lui Stoikov, la recupera Casella, prova a prendere velocità Perego, Casella, va Casella a realizzare un bel, però gira nuovamente in attacco Perego, arresto e tiro a bersaglio Riccardo Perego, 62-48, Casella la tripla è sul ferro, si lotta a rimbalzo, Perego prova a mettere la palla nella direzione di Prandin, però viene fuori contropiede di Maggiotto, va fino in fondo, va a realizzare Stoikov, mancano due minuti alla fine del quarto, prova Stoikov la tripla a bersaglio di Cagnin, ora è Carniato che va a realizzare eludendo la difesa di Perego. Maggiotto vuol passare dove non c'è spazio, recupera la palla Ranuzzi per un contropiede solitario che va a schiacciare la schiacciata del capitano Ranzonero. Ultimi 28 secondi, la palla che arriva a Cagnin, sta per intervenire Ranuzzi, è arrivato con un centesimo di secondo di ritardo, stanno per fare un altro patatrack. Casella però libero dall'angolo, il suo tiro è sul ferro, si lotta a rimbalzo e Ranuzzi a recuperarlo, va Rosignoli a realizzare proprio sullo scadere. Ancora Stoikov prova a penetrare lo scarico, Casella liberato, la tripla di Andrea Casella, fare sportellate con Rosignoli, lo scarico per Gallina, Maggiotto libero da tre punti a bersaglio Stoikov, Casella prova la tripla, Casella questa volta è sul ferro, Rosignoli va a catturare il pallone e a trasformarlo vicino Casella, ancora la tripla di Casella sul ferro, ancora Rosignoli a recuperare il pallone in doppia cifra, Davide Rosignoli, altro rimbalzo d'attacco per lui. Ora Ranuzzi prova la tripla al capitano, è sul ferro, il rimbalzo è di Tisato, il contropiede per Lazzaro fino in fondo, va a realizzare un bel canestro in velocità. Casella, Stoikov, Rosignoli va a schiacciare due mani, è il partitone di Davide Rosignoli. Cagnin, lo scarico però per Carniato non arriva a destinazione, Rosignoli altro schiacciata sul ferro, se la va a riprendere e questa volta vale due lo stesso, dai, sì sì, va bene così. Cagnin, ottimo movimento da pivot puro, lo scarico per Prandin, la tripla di Prandin a bersaglio, Ranuzzi, Prandin, Perego libero da tre punti a bersaglio, la tripla di Riccardo Perego. Ora è Carniato sotto canestro, va a tirare, a realizzare appoggiandosi al primo ferro. Io sono stato molto via, quindi ho letto poco della squadra, non me l'aspettavo sicuramente che volesse. Comunque vorrei farti notare questa sera e si continua con la tripla di Sanguin. Spistichini va alla ricerca magari di due punti, no, che però lui aveva già trovato, termina tutto qua.
94 a 74, un'altra bella vittoria per gli